Gli algoritmi governano il mondo del digitale e ormai un po' anche le nostre vite. Un'azienda italiana studia da anni il loro sviluppo e propone soluzioni strategiche per finanza e industria. Si chiama ORS ed è un caso esemplare di come innovazione e investimenti sulle conoscenze portino lavoro e benessere. Il servizio di Dario Morricone. Le Langhe, patrimonio dell'umanità. Arte, cultura, enogastronomia, paesaggi che tutto il mondo ci invidia. Qui, in questo contesto, la realtà che non ti aspetti. Un'azienda che è arrivata ad avere oltre 100 dipendenti, un'azienda che non produce beni materiali, ma algoritmi. È un modello matematico che raccoglie dei dati e decide. Per esempio, no, io ho 1000 euro da investire, come li posso investire? Quali azioni vado a comprare, quali bond, se compro un po' di oro, se vendo magari i futures sul petrolio. Altro esempio, devo spedire una merce a 10 clienti, quale cliente servo per primo? Fabio Zoffi è il presidente di ORS, siamo a Roddi, vicino Alba, Piemonte, in una regione che definisce come una talent valley, perché qui confluiscono le migliori menti di eccellenze, come il Politecnico e l'Università di Torino. La ORS nasce oltre 20 anni fa, grazie all'intuizione del fondatore, Pierluigi Riva, astigiano doc, che rientrando dai suoi studi universitari in Inghilterra ha l'idea di proporre alle aziende locali nel settore del tessile l'utilizzo di algoritmi per tagliare il tessuto in maniera più intelligente, ovvero per fare meno sprechi. Sono intorno a noi, sono invisibili, ma le loro decisioni hanno effetto sulle nostre vite, dal percorso migliore sul navigatore al tentativo di indovinare i nostri gusti quando compriamo qualcosa online. E sempre più velocemente stanno modificando i nostri stili di vita. In un mondo digitale gli algoritmi sono l'anima dei computer. Senza un algoritmo un computer non sarebbe diverso da un soprammobile. Algoritmi che hanno un forte impatto, per esempio nel mondo della finanza, dove velocità e decisione fanno la differenza tra guadagni e perdite. Gli algoritmi funzionano con i dati, quindi più dati si portano dentro, meglio è. Oggi gli algoritmi prendono i dati delle transazioni finanziarie su tutti i mercati globali, quindi dalle borse per esempio, e decidono in tempo velocissimo se comprare o vendere dei titoli. Sempre più si utilizzano i dati, i cosiddetti dati non strutturati, come per esempio scannerizzando Twitter alla ricerca di parole chiave, positive o negative, che possano segnalare che c'è un certo sentimento tra tante persone, positivo o negativo, su un titolo azionario e quindi comprare o vendere quel titolo per fare dei guadagni. Linee di codice che istruiscono un computer, gli indicano cosa fare e come sfruttare la sua potenza di calcolo. Algoritmi che permettono di analizzare enormi quantità di dati a velocità impensabili per un essere umano. Ha un cervello digitale, una rete neurale che sta apprendendo dei dati e cercando di prevedere se i prezzi saliranno o scenderanno per investire sui mercati. Quindi ha un'influenza notevole su un assolutamente mercato. Sì, assolutamente. È un cervello che è potenzialmente in grado di riconoscere dei segnali per fare trading automatico da una mole enorme di dati. La crisi economica è stata superata. ORS cerca ancora talenti, inserendoli in un modo di fare azienda che guarda al territorio ma che si proietta sul mercato globale. Matematici, esperti di statistica, informatici, economisti. Gli algoritmi e i big data aprono possibilità infinite, ma presentano anche nuove problematiche. Quando avremo un mondo governato dagli algoritmi per tutte le principali decisioni di business e non business, si porrà la questione della qualità dell'algoritmo e chi si assume la responsabilità di eventuali errori. Quindi avremo bisogno di nuove figure professionali, gli auditor, no, i revisori degli algoritmi, e si apriranno dei dibattiti importanti sull'utilizzo di algoritmi con impatto su aspetti sociali della vita umana, meno su quelli del business, ma per esempio sul fatto che no, chi decide di chi è la colpa quando un'auto che guida da sola crea un incidente. Banalmente. In questa cascina soggiornò il filosofo e umanista Pico della Mirandola, umanesimo che credeva nell'uomo come creatore della propria storia. E se il sogno di un computer che pensa come un uomo è ancora molto lontano, è concreta invece una realtà dove gli algoritmi prenderanno al nostro posto decisioni importanti.